si comincia a stringere il cerchio sulle possibili soluzioni per l'individuazione dell'area dove nascerà il polo scolastico Giolli, che verrà costruito con moduli scolastici prefabbricati. Stamani si è tenuta in provincia a Teramo una nuova riunione con tutti gli attori coinvolti, inclusi gli istituti scolastici, gli enti e i proprietari delle aree. Dalla valutazione sono emersi 6 siti papabili per ospitare i moduli del deffico provvisorio, riducendo la rosa iniziale da 17 a 6. Sì, sono tutti e 5 siti che abbiamo ritenuto idonei per varie motivazioni. Sicuramente e molto probabilmente non sarà un solo sito ad ospitare i MUSPS, ma più di uno, questo per equilibrare l'impatto socio-economico, ma sia per renderli più funzionali. Il CED è una soluzione che va valutata attentamente, sia prima di tutto bisogna comprendere se ha le condizioni per ospitare una scuola da un punto di vista strutturale, quindi se è sicuro. Qualora lo fosse, il CED sarebbe un nuovo polo della città, scolastico ma anche economico, quindi bisogna valutare anche tutte le condizioni che stanno intorno al CED, quindi viabilità, servizi, infrastrutture, trasporti, sono condizioni che andrebbero a escludere la realizzazione dei MUSPS, quindi faremmo l'adeguamento solo del CED, ma che di fatto ci pone anche altri interrogativi. Intanto si sono sciolti dubbi sull'ex consorzio, dove andranno 22 aule del convitto, mentre altre saranno realizzate nell'aula magna del Milli. I convittori, in attesa di andare con ogni probabilità in via Balzarini, dovranno essere ospitati per una quindicina di giorni in hotel. Quindi in hotel per i prossimi una, due, tre settimane, finché i mobili di via Balzarini non saranno formalmente acquisiti e quindi pronti ed idonei. Purtroppo la mensa non può essere, da quello che ho compreso, essere aperta dopo le 14 e non funzionerebbe la sera perché non aperta, quindi di fatto pone un grande interrogativo per i convittori che hanno bisogno di 5 pasti giornalieri, colazione, mezza colazione, pranzo, merenda pomeridiana e cena. L'ex consorzio ieri abbiamo avuto delle interlocuzioni anche vivaci con i vigili del fuoco. Questa mattina alle 8 abbiamo fatto un sopralluogo, i quali informalmente anche con dei nostri tecnici ci hanno garantito la possibilità di poterlo aprire per finalità scolastiche per un numero non superiore a 300 alunni, ma di fatto pensiamo di metterci di realizzare 20-21 classi. Ed è una soluzione comunque che a lungo termine può aiutare la città, perché una volta realizzata la scuola potremmo farci ritornare la primaria e la secondaria di primo grado, cioè le elementari e le medie.